Riconciliare è il verbo che Papa Francesco usa più spesso nell'omelia della messa di oggi a Casa Santa Marta. Ricorda infatti che il cristiano è uomo o donna di riconciliazione e che solo il diavolo è il padre della divisione. Pertanto Dio, afferma il Papa, riconcilia sempre, sigla una nuova alleanza e perdona a tutto, soprattutto quando ci si mostra pentiti. È nel perdono, continua, che il Signore fa sentire la gioia perché il cuore appesantito si libera dal carico dei peccati. Perdona e dimentica, afferma Francesco, perché lui vuole riconciliarsi con noi. La confessione, infatti, è soprattutto l'incontro con il Dio che perdona sempre, che fa festa quando perdona e che dimentica i nostri peccati quando perdona. Tante volte le confessioni sembrano una pratica, una formalità. Vai. Tutto meccanico, no. E l'incontro dov'è? È l'incontro col Signore che riconcilia e ti abbraccia e fa festa. E questo è il nostro Dio, tanto buono. Anche dobbiamo insegnare che imparino i nostri bimbi, i nostri ragazzi a confessarsi bene. Perché andare a confessarsi non è andare alla tintoria perché ti tolgono una macchia. No, è andare a incontrare il Padre, che riconcilia, che perdona, che fa festa.